Io infatti avevo una domanda, se posso. Vai. Certo. Alessandro, buonasera. Ti volevo domandare se potevi fare un veloce sommario per una persona, per qualcuno che ha scritto un articolo, due, adesso all'articolo è pronto e sto, devo scegliere dove pubblicarlo. Quindi è un articolo, nel mio caso, di conservazione e restauro, uno studio storico-artistico in italiano. Quindi quali sono le strade? È una cosa che di cui parlavo con Yolanda prima dell'inizio della riunione. Quali sono un veloce sommario delle strade da seguire per trovare la rivista o la pubblicazione Open Science? Ok. Allora, la prima cosa che farei è naturalmente depositare l'articolo che hai preparato in un archivio istituzionale. Se disponete di un archivio istituzionale, credo di no, credo che sia, come dire, il prossimo step che il vostro istituto, come dire, realizzerà. Non avendo voi un, come dire, un deposito istituzionale con una policy legata all'accesso aperto, io ti proporrei in questo momento di provare ad utilizzare la via aurea dell'open access, cioè pubblicare l'articolo su una rivista ad accesso aperto. Il primo punto di ricerca, a mio avviso quello più anche semplice, è sicuramente Scimago, che è la banca dati di fatto che traccia le performance delle riviste indicizzate in Scopus, ed ovviamente, anche se, come potete immaginare, Scopus è il pacchetto digitale di un editore, Elsevier, che è il pacchetto digitale su abbonamento, quindi è uno, come dire, non è un indice di per sé di valore. È il legislatore che ha considerato che le riviste presenti in Scopus e presenti in Web of Science con l'impact factor in Italia, le riviste di fascia A, sono riviste di qualità. Scopus è un pacchetto di riviste commerciali, quindi attenzione alla ricerca della rivista all'interno di Scopus, perché non è necessariamente detto che una rivista in Scopus sia, come dire, quella che possa aiutare a migliorare la qualità dell'articolo attraverso un processo di referaggio adeguato. Andrei in Scimago, comincerei a come dire, cercare il subject di riferimento del mio articolo, quindi in questo caso restauro, ci sono delle macro aree e delle sotto aree in cui puoi cercare. C'è una spunta all'interno di Scimago che ti permette di filtrare le riviste per le riviste open access. Nel momento in cui hai trovato la rivista ad accesso aperto, puoi andare sul sito della rivista e controllare nell'about se è chiaro ed evidente la necessità di un pagamento per pubblicare l'articolo sulla rivista. Nel caso in cui questo non dovesse essere chiaro, nella maggior parte dei casi non sarà semplice trovare la quota delle APC, allora ti conviene andare in DOAJ, inserire quella rivista nel motore di ricerca della Directory of Open Access Journals, e c'è sicuramente, perché è una rivista a livello internazionale Open Access che non è in DOAJ, di fatto non è una rivista affidabile, almeno che non si tratti di una rivista talmente giovane, talmente nuova, da non avere neanche i requisiti di ammissione all'archivio. E quindi andrei a vedere se trovo, se non ho i successori dei fondi, trovare una rivista che ha delle APC adeguate ai miei fondi a disposizione, altrimenti, in DOAJ cercherò di selezionare e filtrare le riviste di quell'argomento senza costi aggiuntivi. DOAJ non dà nessuna indicazione di tipo bibliometrico, quindi qualitativo, potremmo dire, con tutte i limiti, no, di questa asserzione legata a una concezione bibliometrica che non condivido se non in parte,
rimettere il quindi fare una ricerca anche da Doha J e a ritroso, cioè fare la ricerca in Doha J, poi andare su Shimago e vedere l'H-index di quella rivista, che è dato appunto da quell'algoritmo, da quel rapporto tra numero di articoli pubblicati dalla rivista in un lasso di tempo e numero di citazioni che questi articoli ricevono, partendo da un presupposto che non, ripeto, condivido solo in parte, che di fatto l'impatto della la rivista è più prestigiosa se è più citata. Non è assolutamente una legge definitiva, però è vero che tutte le banche dati bibliometriche si muovono comunque su questo principio. Questo sarebbe proprio il primo passo che io proverei a fare in questo caso. È chiaro che se poi hai anche nella buona pratica dei dati agganciati all'articolo, perché l'articolo è soltanto uno screenshot, è soltanto un surrogato di un processo molto più ampio, lo vedremo anche oggi, è chiaro che sarebbe una buona pratica prendere i dati, realizzare, se non è stato già fatto, ma avresti dovuto di fatto già realizzare prima un piano di gestione dei dati, anche se magari sintetico, prendere i dati, le schede, i grafici, i questionari, le immagini, le foto, tutto quello che ha rappresentato, diciamo, il lavoro di preparazione del tuo articolo, realizzare un dataset secondo uno schema, che poi sarà quello che vedremo adesso, e depositare anche il data management plan e i dati associati, i dataset, proprio i file, i formati, in un archivio come Zendo. Noi oggi vedremo non tanto la gestione dei dati, perché lo vedremo la prossima volta, come rendere i dati fair, come renderli praticamente compliant con le direttive degli enti finanziatori, e quindi in quel caso la prossima volta potremo vedere proprio come poter gestire, come poter muovere i dati, facendo anche qualche esempio concreto. Oggi vedremo invece come prepararsi, come organizzare non solo i dati che si hanno già a disposizione, ma i dati che potrebbero arrivare, perché è il passo che si fa prima addirittura di avviare proprio un processo di ricerca, quindi andremo in quest'ordine oggi. Spero di avere risposto alla tua domanda. Grazie mille Alessandro, molto utile, spero che sia stato interessante anche per altri ascoltatori alla tua lezione, grazie. Poi è chiaro che, come dire, io nasco come managing editor di riviste, è chiaro che il modo più semplice per pubblicare in open access è realizzare riviste in open access e essere voi stessi editori praticamente, non dei vostri articoli, ma degli articoli dei vostri colleghi. Come dire, è un'avventura sempre molto interessante, molto entusiasmante, e poi vi permette sicuramente, non pubblicherete voi sulla vostra rivista perché i direttori non pubblicano, non potrebbero pubblicare, non dovrebbero pubblicare sulle proprie riviste, ma poi vi daranno come esperienza il know-how per poter pubblicare invece di riviste magari di fascia superiore. E questo è un appello che faccio sempre quando ci incontriamo in Suxi e non ho voluto farlo anche oggi. Oggi, se non ci sono altre domande, parliamo appunto di piano di gestione dei dati di ricerca. E, è chiaro che non possiamo non partire da una domanda, appunto. Saranno per lo più domande quelle di oggi. Che cosa sono i dati? Noi cosa intendiamo quando parliamo di dati di ricerca? E per quanto forse la risposta possa essere banale, non è sempre così chiaro, soprattutto ai dottori di ricerca, ai neoricercatori, che noi parliamo di dati di ricerca estendendo questo termine a tutte le informazioni che vengono raccolte, osservate, generate o quindi create per dare sostegno, validità ai risultati originali della ricerca a cui stiamo lavorando. Quindi sono dati che abbiamo da osservazioni, come ad esempio a volte in tempo reale, oppure di indagini, immagini neurologiche, sono sempre dati di ricerca.
dati sperimentali, ovviamente quelli di laboratorio, di simulazioni, dati anche derivati, no? Ecco, compilati, come test oppure modelli 3D, dati di riferimento come i dati delle banche dati di sequenziamento della PCR in un laboratorio di biologia e dati rilevanti da osservazioni, dati catturati sempre in tempo reale, quindi magari non riproducibili. Come tipologia sono di fatto dati i documenti Word, l'Excel che avete realizzato per ad esempio mantenere una sorta di database interno diciamo dei vari elementi, delle fonti ad esempio che state consultando, questionari, registrazioni audio, fotografie, le stesse risposte ai test, PowerPoint, questa presentazione sistemerò, cercherò di darle dei metadati e la depositerò a mia volta in un archivio di dati per renderla condivisibile a chi magari domani dovrà partire da un discorso sulla gestione dei dati di ricerca, come io a mia volta ho avuto accesso a fonti già presenti all'interno di un archivio di dati, modelli, database, metodologie, procedure operative, protocolli. Quindi che cosa significa quello che appunto si chiama Research Management System, Research Data Management? Gestire la ricerca significa fare quello che fate già. Cioè voi lo fate, gestite già i dati della vostra ricerca, in questo caso provate a gestirli per renderli più efficaci. È parte validata del vostro processo di ricerca e di pubblicazione. Una ricerca efficace, una gestione efficace dei dati di ricerca si ha naturalmente nel momento in cui, utilizziamo, iniziamo a gestire, a porci la questione, il problema dei dati, fin da subito e durante tutto il ciclo della ricerca, dalla creazione alla gestione, all'indicazione dell'archivio o degli archivi in cui depositare i nostri dati, fino praticamente ad avere elementi relativi alla condivisione, al riutilizzo e alla reperibilità degli stessi. È chiaro che se la registrazione, ad esempio, di questo video resta esclusivamente sul mio computer o sul computer di Yolanda, è chiaro che non è condivisibile, questi dati non possono essere utilizzati se non dalle persone che in questo momento stanno assistendo a questo incontro. Perché? Perché noi dovremmo gestire i dati? Dovremmo realizzare questo documento che poi è un documento abbastanza complesso, richiede diverse ore, è stato stimato che un management plan richiede anche 4 ore per la compilazione. Perché dovremmo farlo? Perché porta una serie di benefici sia a noi stessi naturalmente, sia agli studenti, sia ai ricercatori, sia alla nostra stessa istituzione. Perché gestire i dati di ricerca significa e serve per garantire l'integrità della nostra ricerca, anche banalmente scongiurare, no? Ridurre il rischio di perdita di dati, magari sono sul mio computer, oppure immaginiamo i dati accumulati da moltissimi ricercatori, mai condivisi, mai depositati e poi magari chiusi all'interno di un hard disk che poi non abbiamo più, a cui non abbiamo avuto più accesso. E la non organizzazione di quei dati potrebbe farci dimenticare anche cosa c'era in quel dataset che noi avevamo realizzato per scrivere quell'articolo 10 anni fa, magari. Quindi garantire, ridurre il rischio di perdita, evitare anche la duplicazione dei dati. Se in questo momento c'è un'indagine, un questionario che io sto realizzando per la mia ricerca e poi magari
come dire, un caso concreto, avevo un database in cui analizzavo per il mio dottorato di ricerca in antiquariato librario, mi occupavo di cataloghi di librai antiquari. La mia ricerca era una ricerca legata alla storia del libro, alla storia della documentazione, delle raccolte storiche. Il mio database, curato in termini, diciamo, di gestione dei dati, è stato molto utile a un collega ricercatore che si occupava di storia dei prezzi dei libri, per fare una storia delle... Era un, è un economista, non un biblioteconomo come me. Quindi evitare che lui abbia, come dire, iniziasse un percorso di raccolta di dati simile al mio. Poi, per soddisfare quelli che sono i requisiti dei finanziatori, sappiamo che Horizon 2020, ad esempio, all'interno dei progetti di ricerca della comunità europea, rende obbligatorio la consegna contestualmente alla richiesta di sovvenzione per un progetto di ricerca di una, di un modulo, appunto, di un modello di gestione dei dati. Per migliorare la collaborazione, ma anche per avere un riconoscimento prima per un output della ricerca, come quello di, deve essere una banca dati, un database su Excel, come dire, una presentazione in PowerPoint, per avere subito un riconoscimento della mia authorship su quel dato di su quel dataset di ricerca. Ovviamente, quando parliamo di dataset, parliamo di collezioni di dati, di insieme di dati. Come organizziamo i dati? Organizziamo i dati attraverso un piano di gestione dei dati, che è un piano formale, è un vero e proprio documento che ci accompagnerà e ci aiuterà tantissimo durante il nostro percorso di ricerca, ma è anche uno strumento per poter gestire in maniera adeguata e responsabilmente questi dati e renderli, come dire, ricercabili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili. Per renderli fair, vedremo praticamente al prossimo incontro come trasformare dei dati di ricerca in dati compliant con le disposizioni della maggior parte degli enti finanziatori di un progetto di ricerca. Ed è un piano per programmare e comunicare la raccolta, la conservazione, la divulgazione di questi dati, agganciando agli stessi dati dei metadati, cioè un modo per descriverli e ricercarli. È un documento, abbiamo visto, formale, che vi accompagnerà durante il percorso di ricerca. Serve quindi ad illustrare quelle che sono i modi, le azioni che devono essere intraprese dai ricercatori per una corretta gestione dei dati, una valorizzazione del lavoro di ricerca, di raccolta e condivisione dei dati e infine, non meno importante, per una loro conservazione e preservazione. Un piano di gestione dei dati dovrebbe contenere, in maniera più o meno sintetica o più o meno dettagliata, quattro elementi legati all'identificazione dei dati, che appunto ci indica come sono raccolti e come sono identificati, come sono descritti. Poi vedremo nello specifico di cosa si tratta. Uno standard per, come dire, per definire e rintracciare chi li ha creati, chi li possiede, quando sono stati creati, ad esempio, questi dati, condivisione e conservazione. Ripeto, perché dovrei farlo? Oltre ai vantaggi, diciamo, nell'ottica della collaborazione di una open science, di una inclusive science, di un acceleramento della ricerca per rendere, diciamo, dati disponibili ai propri colleghi, partendo dal presupposto che non c'è una proprietà sul vero e proprio dato. I dati non sono i miei, non hanno una proprietà intellettuale. I dati sono in pubblico dominio, è il modo in cui io li ho realizzati, il modo in cui io li ho trovati, il modo in cui io li ho creati e li utilizzo che ha, come dire, soddisfa un diritto di proprietà che si chiama diritto sui generis, ma non è il dato in sé. Io sono proprietario dei dati, titolare dei dati del questionario di indagine sociologica che ho realizzato, ma non sono proprietario delle risposte che gli utenti mi hanno dato. E
Ma devo farlo anche perché devo soddisfare i requisiti degli enti finanziatori e vedremo anche di qualche rivista, aderire al codice di condotta, che è un vero e proprio codice internazionale, che, di cui vi lascio il link della All European Academies riunitisi a Berlino nel 2016, se non vado errato, nel 2017, e il codice di condotta dell'integrità per l'integrità della ricerca richiede di garantire un piano di gestione dei dati per appunto garantire il rispetto di questo codice. Ovviamente il Horizon 2020 e la Commissione Europea chiede che il piano di gestione di dati, il plan sia redatto entro 6 mesi dall'approvazione del progetto. È un documento in itinere, quindi il management plan non è un documento che si chiude all'atto della realizzazione, ma si aggiorna perché i vostri dati si aggiorneranno. Spesso si aggiornerà questo dataset anche a chiusura del vostro progetto di ricerca, nella fase di pubblicazione dei risultati di questo progetto. Per la Commissione Europea, per Horizon 2020, il non presentare nei termini di prestabiliti dal bando il piano di gestione dei dati può, capita raramente, ma può dar seguito a delle ammende, anche ad una riduzione del piano di finanziamento accordato. Quindi è fondamentale, è necessario. E oggi, cominciamo a farlo anche noi in FUP, ci sono i primi publisher, le prime riviste che insieme all'articolo richiedono anche il punto in cui è stato depositato il dataset, perché oggi in tutte le linee guida della maggior parte delle riviste scientifiche c'è l'indicazione appunto in cui l'autore, voi sicuramente avete autorizzato, avete flaggato, no? Potrei dire questa in una procedura di proposta online, di conservare i dati di ricerca su cui si sostiene il vostro articolo per almeno 10 anni e metterli a disposizione dell'editor e del section editor che ha gestito il vostro articolo. Oggi non chiediamo più la disponibilità di avere e conservare questi dati, chiediamo preferibilmente il punto in cui questi dati sono stati depositati. Se poi questi dati sono dati open, ancora meglio, diamo la possibilità al lettore di un articolo in PDF di poter cliccare nei metadati o cliccare sul colonnino di servizio il link e andare magari in Zenodo a scaricare i dati reali da cui quell'articolo ha tratto alcuni elementi che per ovvie ragioni non sono finiti quei dati all'interno dell'articolo stesso. La maggior parte delle riviste del mondo oggi mette una policy che non condivido, in cui c'è scritto che i dati rilevanti a sostegno della di questo articolo sono presenti all'interno dell'articolo stesso. È difficile individuare i dati rilevanti da dati non rilevanti, in una lettura, secondo me, più diacronica di quello del percorso che può fare poi eventualmente quell'articolo e la ricerca collegata. E poi è importante realizzare un piano di gestione dei dati, perché vi pone di fronte a dei problemi subito, ancora prima di avviare il processo di ricerca. Faccio riferimento, ad esempio, a domande che sareste costretti a porvi per realizzare il piano di gestione dei dati, come quali diritti ci sono su questi dati, c'è un diritto d'autore, abbiamo prima accennato al diritto sui generis, che succede quando i dati, nei casi ad esempio di una ricerca finanziata da soggetti terzi, oppure che ruolo ha nella gestione, nella titolarità dei dati, ad esempio il mio istituto, è necessario che l'Ateneo abbia una policy che regoli i rapporti con i propri ricercatori sulla titolarità di questi dati? Il management plan serve anche per porvi queste domande, cercare la risposta a queste domande e avviarvi anche verso una gestione più semplice, mi permetto di dire,
del vostro progetto e della vostra pubblicazione, quando a volte vi trovate, lo dico per esperienza, a dover avere, come dire, il problema sui diritti di tabelle, immagini e via dicendo a valle, quando ormai state pubblicando e quindi siete costretti magari a ritornare indietro su alcune questioni legate al vostro progetto. Ci sono moltissimi strumenti online per realizzare un piano di gestione dei dati. Sono tanti, sono appropriati, sono in continuo, diciamo, in continua evoluzione. Questo DMP online, realizzato appunto, è un tool messo a disposizione da ricercatori, i quali possono mettere, come dire, possono scegliere un modello e tra i vari template presenti sulla banca dati. Questo, ad esempio, dell'istituto universitario norvegese vi pone una serie di domande. Si tratta di un tool messo a disposizione da un consorzio di università che vi pone delle domande. Ora noi poi andremo nello specifico di un piano. Vi pone delle domande e le risposte che voi date alle domande con il vostro dataset a fianco vi permetterà di realizzare, di generare automaticamente esportabile il piano dei dati adatto al vostro progetto di ricerca. Anche questo è un altro tool che crea piani di gestione intelligente dei dati. I data steward acquisiscono e combinano le conoscenze che hanno all'interno del database legate ai diversi requisiti dei diversi enti finanziatori applicati alle diverse discipline per realizzare quello che è il data management plan fatto apposta per voi. Anche questo è un altro tool, in ogni caso poi con le slide avrete tutti i link per poter utilizzare e provare questi strumenti e eventualmente contattarmi per chiarimenti o dubbi in riferimento. Questo di FairDome è più una checklist che vi guida con domande fondamentali che potreste porvi nel momento in cui siete alla gestione, alla realizzazione di un piano di gestione dei dati. Anche questa guida è una guida pratica della Science Europe Member Organization che, come dire, mira ad allineare i requisiti della gestione dei dati di ricerca a quelli che sono, diciamo, una sorta di allineamento tra le varie organizzazioni di ricerca per arrivare alla gestione più efficace di flussi di research data management. Una delle risorse italiane più interessanti è questa nata da un gruppo di lavoro italiano nel 2017, era un gruppo di ricerca spontaneo di membri esperti di dati e di open access, di open science, che hanno praticamente appartenenti a diverse università, da Milano, la Statale, il Politecnico, Ca' Foscari, l'Università di Torino, che hanno realizzato praticamente proprio un sottogruppo di questo gruppo di lavoro ha realizzato questa griglia per il piano di gestione dei dati. È una griglia in italiano, presente al link che vi lascio nelle slide, e che ho trovato uno strumento davvero molto utile al fine di individuare i vari elementi come guida, proprio i vari elementi che devono confluire all'interno di un piano di gestione dei dati. La griglia è suddivisa in diverse sezioni. Abbiamo, come vedete, una prima sezione amministrativa dove dovrete inserire quelli che sono i riferimenti amministrativi del vostro progetto. Se c'è un accordo di Horizon 2020 va messo il numero di riferimento, gli identificativi digitali. È chiaro che nel momento in cui andate a realizzare un data management plan utilizzando questa griglia inizialmente non avrete il DOI, però prima di inviarlo
agganciato alla proposta di progetto di ricerca, lo depositerete all'interno di un archivio e l'archivio vi genererà automaticamente il DOI da agganciare a questo documento. Quindi banalmente chi ha realizzato il management plan, che a sua volta ovviamente diventa un dato di ricerca, anche un dato di ricerca molto importante, molto utile della storia, no? Della genesi anche del vostro progetto di ricerca. Una sezione invece una sezione invece di descrizione della collezione dei dati comincia ad essere naturalmente più complicato, perché in questa qui dovrete descrivere in questa sezione quelli che sono i dati che esistono già, perché li avete a vostra volta ad esempio utilizzati, avete presi da una banca dati già depositata, oppure, e quindi in quel caso andare a dare tutte le identificazioni dei metadati della banca dati che state riutilizzando, e oppure indicare quali sono i dati che state voi creando, che state voi depositando per la prima volta. Descrivere se sono dati di tipo qualitativo o quantitativo, andare nella natura del dato, abbiamo visto che tipo, quanti tipi e che natura e che formato possono avere i dati. Qui in questa griglia vi danno esempi della innumerevole quantità di formati in cui potreste in cui dovreste depositare i vostri dati di ricerca. Anche andare a definire quella che è l'entità della grandezza di questo intero dataset, quindi gigabyte, megabyte, terabyte, e via dicendo, al fine praticamente di identificare i possibili costi di gestione di un progetto di ricerca su dati così ampi. Ancora, nel caso ad esempio dell'utilizzo dei dati, dichiarare se questi sono integrabili all'interno del progetto e definirne anche quello che è il contesto, no, di riutilizzo, definendo ad esempio i nuovi destinatori di questo dataset che voi state utilizzando. Motivare la creazione eventuale del dataset, segnalare la durata ad esempio del materiale visivo nel caso in cui state depositando dei dati, i software che appunto dovranno essere dettagliatamente analizzati per permettere ad esempio nel riuso di identificare il software idoneo, che si spera sia sempre un software proprietario, per riutilizzare l'apertura di un file depositato. Una sezione legata alla descrizione dei dati che utilizzerete o che state utilizzando, quindi motivare la creazione di questi nuovi dati in termini di quantità e qualità, descrivere il tipo di dati con un riferimento ad esempio alla Dublin Core come standard di metadati o allo schema di metadati di DataCite. È chiaro che sono questioni che nel momento in cui voi assegnate dei DOI a queste risorse, a questi dati, poi seguiranno lo schema nel caso ad esempio di DataCite, è l'agenzia che genera i DOI di dati di ricerca di Zenodo, se seguiranno naturalmente i metadati dello schema di DataCite. In questa sezione vanno descritte poi le metodologie di raccolta, di produzione, chi raccoglie i dati, chi li struttura, chi li memorizza, chi li elabora, chi li distribuisce. Va documentata la coerenza e la qualità di questi dati raccolti, ad esempio utilizzando degli standard disciplinari, se questi esistono. E infine, assicurare la qualità non solo dei dati, ma anche dei metadati associati ai dati per renderli reperibili. Una sezione legata sempre al management e alla cura, quindi predisporre un piano di preservazione dei dati che vi dia la possibilità di indicare come memorizzerete questi dati, che tipo di backup legato solitamente poi all'archivio utilizzato. Descrive ad esempio la modalità di conservazione a lungo termine, se voi ad esempio utilizzate un archivio certificato come Iris o avete un archivio di Ateneo o un archivio generico come Zenodo, va indicato se depositerete
i dati in un archivio di questo tipo, oppure dichiarare la durata di conservazione di questi dati all'interno dell'archivio, o da quando inizierà il deposito dei dati all'interno di un archivio. Ancora c'è una quinta sezione, dove qui andrete ad identificare se ci sono stati, ad esempio, se ci sono dati di natura confidenziale, se il vostro istituto aderisce ad esempio ad uno standard per la gestione e la protezione dei dati sensibili, perché naturalmente Horizon 2020 spinge per l'apertura dei dati, però naturalmente fa eccezione nel momento in cui ci sono dati che vanno a ledere il concetto di privacy, che ho, come ad esempio i dati sperimentali i dati anagrafici di pazienti sottoposti a cure sperimentali o a casi clinici, o questioni legate ad esempio allo sfruttamento commerciale di alcuni, di alcuni dati che non possono essere resi open, come faccio facendo riferimento ad esempio ai brevetti, o ad esempio i possibili dati che potrebbero, se condivisi, mettere in discussione la sicurezza dell'istituto, o se non addirittura la sicurezza istituzionale. Sulla sicurezza dei dati bisogna indicare quelli che sono i vari livelli di rischio, le probabilità di occorrenza di questo rischio, e anche come praticamente pensate a monitorare i vostri dati di ricerca. Naturalmente qualsiasi riferimento a principi di tipo etico, legale, quindi ricerche e dati che coinvolgono esseri umani, animali, ambiente, cellule staminali, vanno naturalmente ben chiariti ed identificati. Una sesta sezione della griglia fa riferimento a quelle che sono gli elementi di condivisione e accessibilità di questi dati, quindi vi dovrete indicare nel piano di gestione dei dati quali sono le licenze, che tipo di licenze aggancerete a questo dataset, come ad esempio le Creative Commons, e che tipologia di licenze Creative Commons, se attribution, no, share alike e via dicendo. La possibilità, se o meno, di dare la possibilità o meno a terzi di citare già i vostri dati, i vari software e strumenti per il riuso, il repository, quindi l'archivio in cui appunto questi dati vengono depositati. E andare a identificare in questa sezione anche quelle che sono le eventuali restrizioni per problemi di confidenzialità, privacy o proprietà intellettuale, e ad esempio anche l'eventuale ricorso ad una anonimizzazione dei dati di ricerca. Quindi conosco, come nel caso ad esempio di questionari, dove abbiamo il dato ma non abbiamo ad esempio i dati di chi, coloro che hanno risposto, se il questionario non era anonimo ed è stato anonimizzato in un secondo momento. Infine, specificare quali sono le responsabilità, chi ha le responsabilità nella raccolta di questi dati, nella garanzia della qualità, della sicurezza e dell'archiviazione di questi dati, e anche individuare le richieste, le risorse praticamente necessarie al fine di poter avere un'expertise tecnica per la realizzazione, per la gestione dei dati, un'eventuale consulenza tecnica o legale, e gli eventuali costi che la gestione del vostro piano di dati richiede, perché sono costi spesso coperti, anche se c'è una distinzione tra costi diretti e costi indiretti, sono costi coperti dalla sovvenzione, dal piano di finanziamento dell'ente finanziatore. Ed infine, l'ultima parte, è ovvio che un data management plan deve far riferimento alle politiche in termini di accesso aperto, di condivisione dei dati di ricerca che ha l'istituto. Quindi nell'ultima sezione va inserita quella che è l'URL alla policy sui dati della SUPSI in questo caso, alla policy sulla pubblicazione ad accesso aperto, va indicato se avete un vostro archivio istituzionale, quindi un CRIS o un IRIS, o depositate su
come dire, nelle linee guida date ai vostri ricercatori, il suggerimento di un archivio specifico, e quindi come poi assicurate l'accesso al piano di gestione dei dati e chi è responsabile per la sua conservazione. Altre risorse utili sono naturalmente alcune guide, qui trovate diversi, centinaia di esempi di piani di gestione di dati che potete utilizzare come esempio. Qui avete ad esempio tutti i piani di gestione dei dati presenti attualmente in Zenodo, sono tutti ovviamente ad accesso aperto, e è una risorsa che praticamente produce in questo momento 162.905 piani di gestione di dati, quindi tantissimi. Io mi sono permesso anche di inserire quello che potrebbe essere un possibile template per la SUPSI, un Word da compilare. Ora, ecco, è un, come dire, in realtà un template molto diffuso, molto utilizzato dalla maggior parte delle istituzioni, sia in Italia e all'estero, che di fatto va a sintetizzare i vari punti che abbiamo prima visto attraverso la griglia del gruppo di lavoro sui dati di ricerca. La maggior parte dei, come dire, degli enti finanziatori chiede anche una gestione, come dire, un calcolo, no, della gestione dei costi per realizzare un piano di gestione dei dati. È chiaro che sia i costi variano, no, dal volume, dal livello di documentazione, da come volete conservarli, ma soprattutto dal peso e dal volume del vostro dataset. Esistono comunque alcune risorse digitali che permettono di poter provare a quantificare i costi della gestione dei dati della vostra ricerca. Quello più utilizzato è sicuramente quello di OpenAIR, ma anche il Data Service Costing Data Management, e questo tool che è molto, non so se si collega, è molto semplice da utilizzare perché vi dà della TrueDepth, che vi dà la possibilità di, ad esempio, di rispondere alle domande, velocemente, qual è la, come dire, la misura stimata della vostra ricerca, quindi se più o meno di 5 terabyte, che tipo di performance richiede il database, se ci sono o meno dati personali e via dicendo. Alla fine, con una stima praticamente dei possibili costi di gestione. OpenAIR mette a disposizione un tool per identificare i costi della gestione dei dati di ricerca attraverso appunto delle comparazioni, e anche la possibilità, diciamo, c'è un'infografica che ben spiega anche il modo in cui, come dire, ci sono. Il sistema, il tool calcola in base alle vostre risposte il possibile costo di una corretta gestione dei vostri dati di ricerca. Ovviamente OpenAIR è la più grande e più importante struttura internazionale per il monitoraggio e la verifica di tutte le politiche della Commissione europea in termini di open access. Collega quelli che sono i progetti di ricerca ai risultati e alle pubblicazioni della ricerca finanziata dalla Commissione europea, coinvolge tantissimi enti di finanziamento, l'immagine appunto parla di 22 founders e credo 41 milioni di
pubblicazioni in questo momento e 8 milioni di collezioni di dati. Tra gli ultimi, diciamo, progetti dell'infrastruttura c'è questo servizio aperto che va a semplificare la Argos, che semplifica la gestione, la validazione e la manutenzione dei piani di gestione dei dati, che permette di, come dire, realizzare dei DMP che siano praticamente come una sorta di, come dire, rendere open gli stessi e interoperabili gli stessi piani di gestione dei dati. Naturalmente all'interno di Argos trovate anche l'elenco di tutti i piani di gestione che sono stati pubblicati. Vi ringrazio per l'attenzione e se, ovviamente, se ci sono domande sono lieto di rispondere. Ti ringrazio intanto. Io ho cercato, scusate, mi sentite? Cercavo che voi potete, penso, togliere la voce, il microfono, aprire voce individualmente se avete domande. Io magari inizio con quello che mi interessa un po', la Commissione europea, allora progetti H2020 o la prossima serie di call. Loro avranno poi o accettano diversi piani di data management o daranno anche loro dei formati? La guida che vi ho presentato, sì, quando vi ho fatto vedere il punto in cui ci sono praticamente, c'è il publisher, c'è l'ente finanziatore e c'era il codice di condotta per l'integrità della ricerca, vi troverete le linee guida scaricabili di Horizon 2020, okay, che presenta un modello con dei requisiti minimi per il DMP. Quindi è sicuramente, in realtà per la mia esperienza non esiste un piano di gestione dei dati uguale ad un altro. Bisogna trovare, a mio avviso, quello che vi fa e vi aiuta anche a lavorare meglio. Non soltanto rispondere ad un requisito, ma una guida. Cioè, quando salvate un file semplicemente di una bibliografia, una risorsa, di una URL, di farlo in una maniera pensando che quella risorsa è un dato che andrete a depositare. E questo, secondo me, è uno degli elementi di maggior vantaggio nella gestione dei dati, come ricaduta istantanea. Grazie, grazie mille. Magari altre domande? Io vedo poche facce, ma... Non riuscite a aprire il microfono? Allora, qui c'è questo. Dovreste essere in mute partition, all partition to unmute themselves. Roman, il microfono lo possono aprire solo da soli. Tu puoi spengerli a tutti? No, allow partition to unmute themselves. Dovrebbe, vedete, dovrebbe essere adesso... Forse mi sentite? Sì, okay. Vedi. Posso fare una domanda? Già no, che come hai fatto? Dillo a tutti gli altri come hai fatto. Non lo so, sono tornata a fare la stessa operazione che facevo prima. Appunto, questa sì, volta ha funzionato. Ok. So. Sono andata a aprire sicuramente tu la ok. Ok. No, solo avevo una domanda rispetto al modello che ci hai fatto vedere, che hai predisposto una bozza, diciamo, di modello per SUPSI. Per caso sai se questo modello sia compatibile con il Fondo Nazionale Svizzero? Sì. Ah, ok, perfetto, perché anche il Fondo Nazionale adesso impone. Sì, perché è un modello base che, come dire, utilizzato, diciamo, come punto di partenza. È chiaro che riprende di fatto quello che è un po' la griglia che abbiamo visto lunghissima delle varie sezioni di quel gruppo di lavoro. In realtà ritengo che la riflessione che dovreste fare voi come istituto è avere innanzitutto una policy sui dati di ricerca, come dire, cioè, i vostri ricercatori, la produzione dell'istituto
se, come dire, una sensibilizzazione, che è l'operazione che appunto che il vostro gruppo di ricerca sta facendo proprio sul discorso più ampio dell'open science, che dovrebbe confluire, secondo me, in una vostra policy, che rispecchia anche quelle che sono le caratteristiche del vostro istituto, che mi immagino abbia, come dire, una sorta di un importante trasferimento tecnologico sul territorio, e quindi diversamente magari da un altro istituto che fa più ricerca di base o meno ricerca applicata. Quindi voi dovreste in un certo senso immaginare di arrivare ad un documento breve di riferimento e agganciare il tool che in maniera un po', diciamo, un po' provocatoria in un certo senso vi ho inserito nelle slide, perché ovviamente sono strumenti che devono essere condivisi dalla totalità della vostra comunità accademica. Quindi però partirei da poi il percorso che appunto Yolanda sta facendo, di cominciare a ragionare su delle policy di open science prima a livello generale, poi cominciare ad andare più nello specifico e poi a dare gli strumenti, no, di applicabilità di queste policy. Non applicherei sicuramente quel modello partendo così tout court senza una, come dire, un più ampio orizzonte. Mm-hmm. Sì. Ok, grazie. Posso fare una domanda anch'io? Volevo chiederti, una volta parlavamo di un database che è stato prodotto da alcuni colleghi e tu avevi suggerito come tecnica per rendere disponibile materiale anche di ricerca già realizzato quello di produrre una data management plan, cioè, sì. A posteriori. Ah, sì. Sì. Volevo sapere se intendevi proprio seguire lo stesso modello, un po' capire cosa intendevi con questo. Allora, nel momento in cui avete già un database, innanzitutto questo database dovrebbe essere già allocato da qualche parte e dovrebbe avere già dei dati, mi immagino. Quindi non credo che sia, immagino sia su una piattaforma digitale già a sua volta, e credo che abbia già dei dati. Io ritengo che al di là del discorso di fare un piano di gestione dei dati per avere un progetto, per avere, diciamo, il finanziamento di un progetto di ricerca, come dicevo anche a Roman, è utile, secondo me, avere un piano di gestione dei dati per condividere meglio, in maniera più adeguata, delle risorse a disposizione. Quindi io non vedo nessun problema nel realizzare un piano di gestione dei dati che non può naturalmente tenere presente quella griglia in cui viene chiesto ad esempio il numero di Horizon 2020 o il grant di un altro ente finanziatore. Realizzare però, come dire, prendere un database in questo momento ha il rischio di perdita dei dati, potrebbe avere, perché magari un database utilizzato per una ricerca diversi anni fa è ormai non più vivo, come dire, non più aggiornato, come dire, conservarlo tipo in Zenodo, proprio per una questione di reperibilità, di metterlo a disposizione della comunità scientifica, di evitare che si disperda, idea, secondo me, più che valida da questo punto di vista. È chiaro che non c'è la necessità del documento formale. Ok? C'è magari qualche altra domanda? Solo una cosa di servizio. È possibile anche ricevere le slide, oltre alla registrazione? E così sì. Accediamo direttamente ai link che ci hai segnalato. Sì, appena chiudo la conversazione mando sia le slide dell'incontro della volta scorsa che quelle di adesso. Insieme. Grazie. Sì, adesso ho caricato il video della volta scorsa sul sito di opensscience.supsi.ch, poi vi mandiamo il link, però la documentazione è online, che così abbiamo tutto lì, anche accessibile. Bene, quindi se non ci sono... Roman, attenzione che sei muto. No, perché ho avuto dell'indicazione, scusa. La Francesca Picchet vuole fare una domanda, però non lo vedo, sento. No, mi senti, Roman? Sì, io sì.
Però mi domando, siccome io non sono riuscita a entrare su Zoom con quel link, sono ancora su Teams, forse non mi si sente, posso chiedere? La mia domanda riguardava le dimensioni dei dati che possiamo mettere su Zenodo, perché la mia esperienza sul progetto di ricerca che sto portando avanti adesso è che c'è un problema di dimensioni. Sì, confermo che c'è un limite alla dimensione dei dati in Zenodo, è diciamo uno dei problemi dell'archivio, e in maniera non ufficiale mi è stato anche detto che probabilmente in futuro potrebbero, come dire, dati di ricerca di più ampio, cioè di numero, diciamo dire, misure molto più grandi possono richiedere il pagamento di una quota per il deposito di Zenodo. Non so qual è il limite, cioè nel senso non mi ricordo qual è il limite tecnico in questo momento del database, non saprei darle una risposta in questo momento così precisa, ma nelle linee guida di Zenodo c'è sicuramente un'indicazione di questo tipo. O poi se vuole mi può mandare una mail e, come dire, provo a dare un'occhiata direttamente con l'indicazione del database. Sì, sì, è una domanda che poi deve essere riflessa su noi stessi, sulla SUPSI, perché creiamo dei dati con le nostre ricerche e poi abbiamo bisogno di sostenerli nel tempo, perché sicuramente ci sarà la necessità di pagare un repository. E quando noi abbiamo il progetto di ricerca, la ricerca è sponsorizzata per un periodo limitato e poi nel tempo non possiamo lasciare cadere tutto nel nulla. Quindi è una domanda che dobbiamo gestire all'interno. Sì, e anche secondo me nel momento in cui fate la richiesta di risorse, di calcolare i costi previsti naturalmente di gestione a medio e a lungo termine dei dati di ricerca, che dovrebbe far parte è una delle voci, delle possibilità, che ci sono voci coperte dai finanziamenti. Noi per adesso avremmo pensato di tenere diciamo una specie di sommario di dati. Noi abbiamo dei dati che sono in forma di immagini, quindi è lì mm-hmm. che viene la grande risoluzione, il grande peso, diciamo, dal punto di vista digitale. Quindi abbiamo pensato di fare una specie di riassunto con dei thumbnail e mm-hmm. avere il repository, diciamo, sul server della SUPSI, per cui un ricercatore che cerca le informazioni le trova e può poi chiederle direttamente. Per adesso avremo risolto in questo senso, in modo da, perché è chiaro che io non posso chiedere alla SUPSI di darmi 2000 franchi all'anno per sempre per tenere i dati del mio progetto, che è finito, così come sono tantissimi i progetti di ricerca. Quindi sarebbe anche interessante lì sapere se ci sono esempi analoghi o cose del genere, ma posso senz'altro scrivere, e anche con Yolanda e Roman si parla di questo, scrivere questa problematica. Sì, la cosa migliore per quanto riguarda la gestione, come dire, una previsione, no, dei costi di gestione di una, non di un data management plan, ma di, cioè, i costi di gestione dei dati, credo che sia anche utilizzare piani di gestione già pubblicati simili, andando anche nei tool della presentazione e individuare praticamente i costi gestiti da altri e magari anche le scelte fatte da altri. Gli stessi piani di gestione dei dati sono delle risorse che possiamo riutilizzare in un certo senso. Assolutamente, sono d'accordissimo, grazie. Cioè, io credo che oggi valga più la pena provare a come dire, recuperare, riutilizzare l'enorme mole di cose che esistono già, e come dire, fare ricerca partendo dai dati che magari sono già presenti e non lo sapevamo nemmeno, piuttosto che avviare dei progetti di ricerca spesso quadruplicando dei processi che sono già in atto. Ed è una procedura vedere se esistono dei dati che pochissimi ricercatori, almeno in Italia, oggi fanno. Spesso riproducono dati che sono già presenti da qualche parte, no?
Vabbè, penso che questo è un tema che ci porta molto lontano, quindi non penso possiamo affrontare, come anche nelle scienze naturali o nella chimica farmaceutica, tutti gli esperimenti che in fondo sono andati male, le cose che non si sono poi sviluppate in prodotti dovrebbero essere anche disponibili perché sono molto importanti. No, e anche qui c'è forse molto più, sono molto più dati di cose che non sono andati bene, ma che servono per non rifare stesso errore. Anche qui questo penso un tema molto molto grande, dove poi forse si possono anche poi evitare di creare dei costi rispettivamente di allocare risorse in modo migliore. Però questo penso è un discorso molto ampio, di quello, esatto, esatto. Molto ampio. Questo ad esempio è uno, secondo me, anche dei vantaggi dell'accesso aperto, nel senso che oggi i dati sperimentali, quelli più proprio di frontiera, no? Quelli più innovativi, spesso non trovano una dignità perché magari non come dire, sono proprio, ci sono pochi esperti al mondo su quell'argomento, e questo potrebbe rallentare di fatto il sistema di un sistema di ricerca che va per classi, no? Classe A, classe scientifica. Quindi se non pubblichi sulla rivista che conta, è come se te non avessi pubblicato. Però magari se è uno studio che è troppo sperimentale, la rivista che conta non ti pubblica. E poi quello che oggi potrebbe essere considerato innovativo, magari tra 5 anni non lo è, o di sbagliato, potrebbe non essere più sbagliato tra qualche anno. È il futuro dell'editoria, soprattutto è un futuro molto affascinante, secondo me, su cui sarebbe bello confrontarsi. Ok. Allora, io vorrei lasciare, se no abbiamo un po' sforato nuovamente, stiamo abusando dalla disponibilità di Alessandro. Se non ci sono altre domande... Roman, sì? Sono Loredana. Ciao Alessandro, ecco. Sono Loredana. Vai. Ciao Loredana, ciao. Senti, volevo solo aggiungere alcune informazioni. Francesca Picchet dicendo che la dimensione massima per l'upload dei file su Zenodo è di 50 giga, e quindi è abbastanza grande. Ecco, adesso non so i suoi dati quanto arrivano, però è una bella dimensione. E poi volevo aggiungere a tutti un'informazione: a livello svizzero si sta, Swiss University, che è appunto l'ente che si occupa a livello svizzero di tutte le università, di tutte le policy universitarie, e si stanno muovendo appunto facendo dei gruppi di lavoro sulla strategia nazionale proprio sull'open research data. Quindi prossimamente, nei prossimi mesi, avremo anche delle indicazioni a livello svizzero su come poterci muovere. Ecco, magari questa è un'informazione che è importante, ecco, dare magari anche a tutti della SUPSI. Grazie Loredana. E poi evidentemente su questo baseremo anche sicuramente la nostra policy futura sull'open research data, però appunto aspetterei anche a livello proprio nazionale come le indicazioni ci verranno date, ecco, da Swiss University. Mm-hmm. Grazie mille Alessandro, sei sempre molto utile, e grazie veramente tanto per tutte le informazioni che ci dai. Grazie a voi per l'ospitalità, per me è sempre un piacere. Sono quasi un supsiano. Sì. Allora, lascio a Yolanda chiudere, penso lei. Scusate, allora, mi devo scusare con Alessandro, ma anche con tutti i partecipanti. Allora, come ho detto, colpa mia, non parla più male dei colleghi di Zurigo. Prossima volta funzionerà perfettamente. Garantisco, tra una settimana avremo accesso a Zoom, a Teams, tutti quanti. Vediamo anche che tu puoi entrare prima della registrazione. Grazie mille, Roman. Allora sì, chiudiamo questa giornata, ci rivediamo settimana prossima. Il tema sarà i FAIR Data e gli Open Data, quindi più un affondo su come preparare in modo corretto i dati e quali sono i modi che possono migliorare appunto la qualità dei dati, anche prima di renderli completamente accessibili.
accessibili, quindi non necessariamente aprendoli completamente, ma anche cominciando a prepararli. Grazie Alessandro e grazie a tutti, e ci rivediamo alle 4:30 di mercoledì prossimo. Arrivederci ancora. Arrivederci, buonasera a tutti. Ciao, grazie. Grazie a tutti.